parliamo di MotoGP, di un pilota spagnolo, Sete Gibernau. Chi è Sete Gibernau? Sete Gibernau è il rivale tra il 2003 e il 2006 di Valentino Rossi. Sete Gibernau spagnolo, quindi un modo di vivere diverso da Valentino. Lui è molto concentrato, molto... Io sono un pilota, la mia vita è los motores. Lui. Valentino è Valentino, no? Il cacciarone. Ma sì, la gara è andata bene! Poi a 300 all'ora ho preso un dosso e me la sono fatta addosso. Che ci sta, è Valentino. Però in inglese lui lo parla uguale. Valentino, what do you think about the race today? Well, the race was good, but the moment they take the dos, well, me la son fa in dos, che è uguale. Ora, questi due piloti erano molto amici negli anni, uscivano la sera, andavano, dai che andiamo stasera, si fa i bagordi, e lui dietro, tengo la camicia nera, uscivano e andavano, si divertivano. A un certo punto arriva una gara, il Qatar. Qatar, quindi Emirati Arabi, sabbia, un po' di vento, deserto. Succede che cosa? Succede che molta sabbia finisce sulla pista. Ora, il regolamento vieta a chiunque di toccare la pista, di pulirla, di fare qualsiasi cosa. Valentino, vedendo la sabbia, dice, quasi quasi, le do una spazzata. Prende la scopa e pulisce. Gibernau è dietro, vede, fa, come mai? Vede questa cosa e pensa, ora vado dai commissari e va a fare la spia. Si avvicina dai commissari. Scusate, io so che non puoi dire questa cosa, però Valentino ha scopato. E il commissario, con chi? Sei. E lo scoop. E questa cosa qua Valentino non è andata giù, perché chiaramente è stato penalizzato, era davanti ed è finito dietro. L'ultimo, partito ultimo. Fa Valentino dietro, fa, adesso faccio vedere a tutti chi comanda. E la cosa incredibile è che partendo per ultimo è arrivato primo. Ma come? Come l'ha vissuta quella gara lui? Così. Lui li superava uno per uno. Attenzione, va, che tu già superato, già, bel, che poi... A un certo punto supera anche Max Biaggi. Biaggi, te che c'hai le corna! Che... E Max Biaggi dietro. Oh, ma come te per me? Oh, da già, da va. Si capisce, cazzo, va. Supera anche Gibernau. Dai, te la do io, che ho scopato, poi ci vediamo. E arriva primo. Gibernau, quando vede sorpassare Valentino Rossi, la viveva in un altro modo, così. Abbrazzami. Y no me digas nada solo. Me ha sverniciato. Quello era passato a 200. E quel giorno lì andò così. Il destino volle che proprio in Spagna, quindi casa di Sete Gibernau, si dovesse giocare la fine di tutto. Perché chi vinceva quella gara a Jerez de la Frontera portava a casa il moto mondiale. Valentino Rossi chiaramente affrontava Gibernau. Una voce accompagnava quell'evento in Spagna ed era questa. Señoras y señores, bienvenidos. Tres, un pasito bailante, María. Era tutto lì, vai con le manis. E tutto il motodromo. Anche lui. Parte la gara e questo commentatore dice, señoras y señoras, una giornata muy importante para Gibernau. Perché secondo me, e gli spagnoli, te prego non dire castronerías. Secondo me, questo titolo, te prego non parlare. Lo portamos a casa. E lì anche i gatti neri spagnoli si grattavano e passavano. Questa cosa, sai, mette un po' d'agitazione. Cosa accade? Arriviamo all'ultimissima curva. Gibernau è davanti, tutti gli spagnoli, hola! Ballavano, si divertivano, entusiasmo, chiaramente, siamo in Spagna. Valentino dietro fa, adesso un buchino lo trovo, speriamo. E il commentatore dice, señoras, è ultimissima curvas. E ormai, me sento di dir, e tutti, prego, di cazzo. E Valentino, parla, dilla, che poi... Secondo me, Gibernau, se la portas a casa. In quell'istante Gibernau perde il controllo proprio, merda, e finisce nella sabbia. In un istante gli piomba Valentino, gli dà una botta assurda. Gibernau va proprio fuori. Valentino gira e affronta il traguardo così. Si mette in piedi sulla moto. Ma va, che riesco a fare anche l'onda. E sono su una Yamaha.
arriva primo, vince, gode in piedi così. Poi lui, l'altro scende dalla moto così. In quell'istante si gela tutto, la faccia dei tifosi spagnoli. La faccia di Sete Gibernau. La faccia di Valentino. Te l'ho detto che poi... La faccia del commentatore. Signores, ascolta Iglesias, la prende nel culio. Così. Finisce tutto. Tutti vanno via. Non c'è più niente. Anche il sole se ne va. Arriva anche Gibernau e il giorno dopo è mattino. Si ferma in un angolo. Arriva un uomo che non c'entrava niente in quel giorno. Suo nome è Cesare Maldini, padre del grande Paolino. Vede Gibernau, gli si avvicina perché lui è un padre, quindi sa come... Gibernau. E Gibernau, sete. Oh, una Coca-Cola al mio amico, subito. Lo prende, lo abbraccia così. Sai, sete, nella vita si vince e si perde, no? Ma non così da scojones! Valentino, musica! Per me, va! Si capisce, cazzo, va! Supera anche Gibernau! Dentro, la do io che ho scopato, poi ci vediamo! E arriva primo. Gibernau, quando vede sorpassare Valentino Rossi, la viveva in un altro modo, così. Mi ha sverniciato. Quello era passato a 200. E quel giorno lì andò così. Il destino volle che proprio in Spagna, quindi casa di Sete Gibernau, si dovesse giocare la fine di tutto. Perché chi vinceva quella gara, Jerez della Frontera, portava a casa il motomondiale. Valentino Rossi chiaramente affrontava Gibernau. Una voce accompagnava quell'evento in Spagna ed era questa. Señoras y señores, bienvenidos! Tres, un pasito bailante María! Era tutto lì, vai con le mani! E tutto il motodromo. Anche lui. Parte la gara e questo commentatore dice: Señoras y señoras, una giornata muy importante para Gibernau. Perché secondo me, e gli spagnoli, te prego non dire castronerías. Secondo me, questo titolo, te prego non parlare. Lo portamos a casa. E lì anche i gatti neri spagnoli si grattavano e passavano. Questa cosa, sai, mette un po' d'agitazione. Cosa accade? Arriviamo all'ultimissima curva. Gibernau è davanti, tutti gli spagnoli, hola! Ballavano, si divertivano, entusiasmo, chiaramente, siamo in Spagna. Valentino dietro fa, adesso un buchino lo trovo, speriamo. E il commentatore dice, señoras, è ultimissima curvas. E ormai, me sento di dir... E tutti, prego, dillo cazzo. E Valentino, parla, dillo, che poi... Secondo me, Gibernau, se la portas a casa. In quell'istante Gibernau perde il controllo, proprio, merda, e finisce nella sabbia. In un istante gli piomba Valentino. Gli dà una botta assurda. Gibernau va proprio fuori. Valentino gira e affronta il traguardo così. Si mette in piedi sulla moto, ma va che riesco a fare anche l'onda e sono su una Yamaha. Arriva primo, vince, gode in piedi così. Poi lui, l'altro scende dalla moto così. In quell'istante si gela tutto, la faccia dei tifosi spagnoli. La faccia di Sete Gibernau. La faccia di Valentino. Te l'ho detto che poi... La faccia del commentatore. Signores,
Ascolta, Iglesias, la prende nel culo. Così. Parliamo di MotoGP, di un pilota spagnolo, Sete Gibernau. Chi è Sete Gibernau? Sete Gibernau è il rivale tra il 2003 e il 2006 di Valentino Rossi. Sete Gibernau spagnolo, quindi un modo di vivere diverso da Valentino. Lui è molto concentrato, molto... Io sono un pilota, la mia vita è los motores. Lui. Valentino è Valentino, no? Il cacciarone. Ma sì, la gara è andata bene! Poi a 300 all'ora ho preso un dosso e me la sono fatta addosso. Che ci sta, è Valentino. Però in inglese lui lo parla uguale. Valentino, what do you think about the race today? Well, the race was good, but the moment they take the dos, well, me la son fa in dos, che è uguale. Ora, questi due piloti erano molto amici negli anni, uscivano la sera, andavano, dai che andiamo stasera, si fa i bagordi, e lui dietro, tengo la camicia nera, uscivano e andavano, si divertivano. A un certo punto arriva una gara, il Qatar. Qatar, quindi Emirati Arabi, sabbia, un po' di vento, deserto. Succede che cosa? Succede che molta sabbia finisce sulla pista. Ora, il regolamento vieta a chiunque di toccare la pista, di pulirla, di fare qualsiasi cosa. Valentino, vedendo la sabbia, dice, quasi quasi, le do una spazzata. Prende la scopa e pulisce. Gibernau è dietro, vede, fa, come mai? Vede questa cosa e pensa, ora vado dai commissari e va a fare la spia. Si avvicina dai commissari. Scusate, io so che non puoi dire questa cosa, però Valentino ha scopato. E il commissario, con chi? Sei. E lo scoop. E questa cosa qua Valentino non è andata giù, perché chiaramente è stato penalizzato, era davanti. Ed è finito dietro. L'ultimo, partito ultimo. Fa Valentino dietro, fa, adesso faccio vedere a tutti chi comanda. E la cosa incredibile è che partendo per ultimo è arrivato primo. Ma come? Come l'ha vissuta quella gara lui? Così. Lui li superava uno per uno. Attenzione, va, che tu già superato, già, bello, che poi... A un certo punto supera anche Max Biaggi. Biaggi, te che c'hai le corna. E Max Biaggi dietro. Oh, ma come...